Siamo qui con Marcello Coronini, cultore di enogastronomia, scrittore e giornalista e anche organizzatore di eventi, con un evento molto importante che si svolge a Venezia, Gusto in Scena. 22esima edizione del Merano Wine Festival, è venuto a controllare come va questa edizione, un altro evento di qualità come il suo? Ma dunque io sì, sicuramente il Merano Wine Festival è stata la più bella invenzione come evento del mondo del vino, no? Io ci vengo da 15-16 anni, ma insomma da una vita vengo al Merano Wine Festival, no? È indubbio che come evento lui ha rivoluzionato gli eventi in Italia, no? Ha creato un nuovo modo di fare evento e quindi no, c'è da fare solo complimenti. Io vengo qua volentieri perché comunque posso assaggiare vini molto diversi, ogni anno poi ci sono delle cose diverse, dei cambiamenti eccetera eccetera, no? E quindi è estremamente piacevole e comodo, insomma è pratico, no? Perché per assaggiare gli stessi vini dovrei fare, mettiamo 2-3 mila chilometri, no? Per invece qua me li assaggio e quindi sono comunque un fautore del Merano Wine Festival, secondo me è un evento che per il vino italiano è diventato un punto di riferimento. Assolutamente, si è appena conclusa la seconda giornata del Merano, lei è qui da ieri? Sono arrivato stamattina, non potevo venire prima, quindi non ho visto il discorso dei vini della biodinamica. Sono qua stamattina, logicamente il difetto del Merano Wine Festival è troppa gente, insomma, no, è troppa gente, no? Allora bisogna sapere anche girarlo, perché bisogna andare nelle sale dove c'è meno gente a certe ore e cercare di destreggiarsi, perché... Ecco, questo sarebbe un difetto per modo di dire, insomma, no? Chiamiamo. Però c'è troppa gente, insomma. Certo, una giornata come oggi, la seconda giornata del festival, sold out, era veramente difficile girare per gli stand, sì. in tranquillità. Sicuramente le giornate successive, con tutto che ci sarà il pienone, saranno un po' più tranquille. Ma è sempre stato così, è il sabato, da quando vengo io, ha un eccesso di visitatori, la domenica è sicuramente già abbastanza normale e il lunedì comunque è il giorno in cui si gira meglio. Questo proprio è sempre stato, quindi ormai è consolidato, cos'è, 22 anni, 23, quindi dopo 22 anni, 22 che c'è il sabato così, sappiamo che il sabato è così. E allora, buon Merano Wine Festival, grazie per l'intervista e arrivederci. Perfetto, grazie a voi e arrivederci a tutti. Aggiungo che Gusto in Scena sarà il 16, 17, 18 marzo. E noi speriamo di esserci. Venite pure, molto volentieri. Grazie.